tutti i comandi per l'algebra delle relazioni, quindi puoi aprire quanti file vuoi. È una delle cose che sto facendo adesso, soffrendo molto, è usare R per fare dei programmi che prendono dati di rilievo faunistico e botanico da dei file Excel, da centinaia di file Excel, li riformattano e li travasano dentro a una banca dati, che tra l'altro non è neanche qua, è remota perché è una banca dati di Regione Emilia Romagna. Sì, si può fare ed è anche uno dei posti più comodi per farlo, R. La logica di base, e chiudo con questo sulla tua domanda, è ricordatevi che una volta che siete in R potete fare tutto da lì. E ve lo raccomando caldamente, perché se dovete far correre quell'analisi una seconda volta, meno interventi manuali ci sono, meglio è. C'era la domanda scritta di Marta: come apro un nuovo file progetto quando sono in RStudio? Ma non c'è neanche bisogno di essere in RStudio. Allora, condivido un attimo lo schermo di nuovo per rispondere al volo a Marta con un esempio pratico. Ecco qua che vi arriva il mio schermo. Vado in una cartella qualunque, questo è un set di dati che avete scaricato, che è il Datasaurus, c'è un file RProject, ci faccio doppio clic e come uno si aspetta, parte RStudio, apre il progetto e a questo punto ci posso lavorare allegramente. Facile, no? Spero di aver risposto, Marta. Se no, se sei già in RStudio, clicchi qui e fai Open Project. Altre domande? Se non ci sono altre domande, direi che ci rivediamo domani alle 9, stesso link di ieri, stesso link di oggi. E se vi viene in mente qualcosa oggi pomeriggio, segnatevelo, ne parliamo domani. Cominciamo come stamattina con tutte le domande che vi viene in mente di fare. Ricordatevi che le domande stupide non esistono. Se vi viene una domanda, vuol dire che avete un problema. Poi magari è una cosa banale. Ma se state cominciando a lavorare con qualunque tipo di sistema, R non è l'unico, anche le cose più banali, semplicemente perché non le avete mai fatte prima, potrebbero essere dei problemi. Se non ci sono altre domande, finiamo qua e ci aggiorniamo a domani mattina alle 9. Perfetto, grazie, a domani. A domani, Arrivederci. grazie. Arrivederci. A domani, Grazie. arrivederci. A domani.